siamo come stelle e passaporti dentro viaggi immaginari. In Italia ogni 3 giorni viene uccisa una donna. Hai la possibilità di dire no a tutto questo. Dobbiamo stare a casa. Ma se la casa per voi e per i vostri figli è solo un luogo di violenza e paura, potete chiedere aiuto. Le case rifugio e i centri antiviolenza sono aperti. Alza il telefono e chiama il 1522. Oppure scarica l'app per chattare con un'operatrice. La porta per uscire dalla violenza si può sempre aprire. Libera puoi! Buonasera, buon pomeriggio a tutti voi. Oltre i confini live, Maurilio in concerto in esclusiva regionale qui su STV. Ringrazio Renato Grandinetti per avermi passato la linea, ringrazio all'editore Francesco Santoro, ai cameraman Cristiana Giusi, l'aiuto regia, la seconda Giusi e ovviamente l'aiuto sala e a tutta la sala regia. Signore e signori, diamo e vi do il benvenuto ufficiale, benvenuti su STV, come detto, nel mondo di chi? Di Maurilio Viteritti. Chi è Maurilio Viteritti? È un padre di famiglia, un amico, una persona. Maurilio è un confidente, Maurilio è un artista che ha la passione per il canto sin dalla tenera età. Facendo un salto nel passato, per l'esattezza proprio 49 anni fa, il modo di pensare, di vedere le cose era diverso rispetto ad oggi e soprattutto l'approccio alla musica, al canto in particolar modo, poteva essere solo un sogno irraggiungibile. Come oggi, proprio un anno fa, nel primo lockdown pandemico, lo stesso Maurilio, per puro gioco, ha organizzato una diretta Facebook e da lì fino ad oggi le visualizzazioni e i follower sono arrivati fino a ben 84.000 follower e noi ringraziamo singolarmente ognuno di voi. Maurilio Oltre Confini Live sarà uno spettacolo ricco di emozioni una dietro l'altra e conoscerete nel migliore dei modi l'artista che tanto amate. Prima di darvi la buona visione, tengo personalmente a ringraziare tutto lo staff di STV, come detto nell'apertura, ma non solo, anche agli sponsor che hanno fatto sì che questo meraviglioso evento tanto atteso potesse realizzarsi nel migliore dei modi. E colgo l'occasione di ringraziare Auto e Moto Auto Brilla di Gennaro Gabriele ad Acri, provincia di Cosenza, Agenzia Funebre San Giuseppe di Mancuso Lucia, Acri, provincia di Cosenza, Autocarrozzeria di Pino Pettinato, Acri, provincia di Cosenza, Mauro Carburanti SRL a Cantinella, provincia di Cosenza, FEC Costruzioni SRL Acri in provincia di Cosenza ed infine Giulia Turchio, consulente indipendente Shogun.
non mi resta appunto che ringraziare singolarmente ognuno di voi. Sedetevi comodi sul vostro divano, perché io chiamo subito la nostra prima ospite. Ospite che ci delizierà fino alla fine di questo spettacolo con dei monologhi scritti da lei. Con un grande applauso presento la giovanissima artista, nonché un grande sogno per lei che dovrà realizzare, l'attrice Sofia Roma. Crescendo impari che la felicità non è quella delle grandi cose, non è quella che si insegue a 20 anni, come quando i gladiatori combattono il mondo per uscirne vittoriosi. La felicità non è quella che affannosamente si insegue, credendo che l'amore sia tutto o niente. Non è quella dell'emozione forte che fanno il botto e che esplode fuori con tuoni spettacolari. La felicità non è quella dei grattacieli da scalare, di sfida da vincere, mettendosi continuamente alla prova. Crescendo impari che la felicità è fatta di cose piccole ma preziose, ed impari che il profumo del caffè al mattino è un piccolo rituale di felicità. Ti bastano le piccole note di una canzone, le sensazioni dei colori di un libro che ti scaldano il cuore. Ti basta il muso del tuo gatto o del tuo cane per sentirti una felicità lieve. Impari che la felicità è fatta di emozioni in punta di piedi, dove le stelle ti possono commuovere ed il sole ti fa brillare gli occhi. Impari che l'amore è fatto di sensazioni dedicate, di piccole scintille allo stomaco, di presenze vicine anche se lontane, e impari che il tempo si dilata a quei 5 minuti e diventano preziosi più di lunghe ore. Impari che basta chiudere gli occhi, accendere i sensi, leggere una poesia, guardare una foto per annullare il tempo. Impari che sentire una voce al telefono, ricevere un messaggio inaspettato, sono piccoli attimi felici. Impari ad avere nel cassetto e nel cuore sogni preziosi, ed impari che tenere in braccio un bimbo è una deliziosa felicità. Impari che nonostante le tue difese, nonostante il tuo volere ed il tuo destino, in ogni gabbiano che vola c'è nel cuore una grande piccola persona, ed impari quanto sia bella e grandiosa la semplicità. A tutti. Parlerò di noi un'altra volta, come dopo un temporale. Resteremo appesi ad un soffitto, troveremo ancora scale. Senti come brucia questa pioggia, questo amore non conosce nuovo amore. Un'altra volta mi fai precipitare senza chiedermi il permesso, e qui non ci sei più. Ma senza te non ha più senso chiedersi a che cosa servirebbe. Senza te riprovo adesso a vivere e rivivere il presente, oltre confini che non ci assomiglieranno, oltre distanze che ormai non serviranno. Io senza te adesso non sono niente. Siamo come stelle di passaporti dentro viaggi immaginari, soli come inutili vestiti abbandonati negli armadi. Senti questo vento, questa forza, abbiamo già sentito queste scuse un'altra volta. Mi fai precipitare senza chiedermi il permesso, e qui non ci sei più. Ma senza te non ha più senso chiedersi a che cosa servirebbe. Senza te riprovo adesso a vivere e rivivere il presente, oltre confini che non ci assomiglieranno, oltre distanze che ormai non serviranno. Io senza te adesso
non sono niente. Basteranno solo le emozioni, afferreremo un cielo senza stelle e senza nome, con i pregiudizi di un'effimera illusione cammineremo insieme. Io senza te, io senza te. Parlerò di noi un'altra volta, come dopo un temporale. Resteremo appesi ad un soffitto, troveremo ancora scale. Grazie. Oh, finalmente. Ciao. Benvenuto e ce l'abbiamo fatta. Ben trovato. Oh, Maurizio, siamo in un bagno di sudore. Sì, lo so. Tutti e due, tutti e due. Come stai? Bene, bene, bene. Emozionato? Un pochino, sì. Un pochino. C'è sempre un po' di emozione. Ok, allora Maurilio, Oltre confini è anche il titolo di questo nuovo concerto, se si può dire nuova tournée. Sì. Ma Oltre i confini, non solo tu l'hai portata al nord, precisamente casa Sanremo. Sì. Che emozioni, come è stata l'emozione? È indescrivibile, un'emozione indescrivibile. Spero di poterlo rifare, no? Perché sì, comunque è stata un'esperienza indimenticabile. Bene, che effetto ti fa vederti le telecamere? Beh, tanta emozione. Tanta emozione. Dai. A me personalmente mi ingrassa, però vabbè. No, dai. Allora, io so che abbiamo un'altra volta la nostra ospite, Sofia Roma, l'accogliamo. Sì. Sofia, vieni, perché ha scritto sul tuo inedito un bellissimo monologo. Vieni, Sofia, bene, vieni. Bene, bene, bene. Ok, diamo lo spazio a lei. Ok. Prego. L'amore è quella cosa che ci migliora la vita, è quella cosa che ci fa svegliare la mattina e ci fa pensare a quella persona. Ci fa andare in un negozio, vedere una cosa che potrebbe piacerle e comprarla. Ci fa stare svegli la notte, sognare ad occhi aperti, ci fa ridere per cose stupide e piangere per cose insensate. È quella cosa che ci fa sentire più forti e nello stesso tempo i più deboli del mondo. L'amore è quella cosa che ci fa sentire come se abbiamo il mondo nel palmo della mano e che ci fa sorridere al sol pensiero. È quella cosa che va oltre i confini di tutto ciò che possiamo immaginare. Grazie. Menti e grazie. Grazie a noi voi. Noi ti congediamo e ci vediamo dopo, perché so che hai fatto altre sorprese. Allora Maurilio, io vabbè faccio il mio lavoro, tu stai tranquillamente al centro. Certo. Perché so che il prossimo brano che tu andrai ad interpretare ti sta molto e particolarmente a cuore. Guarda, io ti lascio la scena. Okay. Fai tutto tu. Va bene. Va bene? Buon divertimento. Grazie. Allora, il prossimo brano è un brano che mi sta molto a cuore. L'ho dedicato ai miei genitori per il loro 50° anno di matrimonio. E colgo l'occasione per invitare qui una persona molto importante, che è mia sorella, a parte della famiglia, la mia sorellina. Vieni Angela, per i social Stella Vita. Buonasera a tutti. Allora, siediti qua. Allora, cioè, prima c'è un pensierino per te, ok? Prima di iniziare, prima di cantare. Grazie, grazie. Questo è per te. Un bacio. Ok. 50 primavere. Ricordi, non avevi 18 anni, in ginocchio con un fiore ti chiedevo eterno amore. Davvero era forte l'emozione,
Non trovavo le parole, mi vedevi lì a tremare. Son passati 50 anni, e 50 primavere. Quell'argento nei capelli che ti rende ancor più bella. E se adesso siamo nonni, non importano i tuoi anni. Io ti amo più di allora, ed è bello averti accanto ogni sorgere del sole. Non conta tutto il tempo che è passato, dispiaceri e incomprensioni con l'amore abbiamo guarito. E oggi sono pronto sull'altare, sotto un velo tutto rosa, io ti prendo ancora sposa. Per loro, eh? Son passati 50 anni, e 50 primavere. Quell'argento nei capelli che ti rende ancor più bella. E se adesso siamo nonni, non importano i tuoi anni. Io ti amo più di allora, ed è bello averti accanto ogni sorgere del sole. E se adesso siamo nonni, non importano i tuoi anni. Io ti amo più di allora, ed è bello averti accanto ogni sorgere del sole. 50 primavere, ti amerò. Oh, il grande. Grazie, grazie. Complimenti. È un onore per me averti qui e grazie, grazie. È emozionatissima. Ciao. Ciao. Allora, Maurilio, ora abbiamo un brano molto... Ci è spottonato il... Vabbè. Non fa niente. Difetti di fabbrica. In questi casi dice sempre il bello della diretta. Il bello della diretta, certo. Allora, Maurilio, il prossimo brano che tu andrai a interpretare lo vogliamo dedicare ad una persona molto importante. Una persona che ha un ente, se si suol dire, si può chiamare così, che ha creduto fortemente anche nella tua carriera artistica. Certo. Che è, salutiamo, La Proloco di Corigliano Calabro, in presenza della presidente Valeria Capalbo. Quindi lascio sempre a te la scena, la presenterei tu, ma la dedichiamo a Valeria. Certo, va bene? Allora, mano a mano e per
Valeria Capalvo. Maurilio, buon divertimento. Prossimo brano, Donna amante mia, una canzone che mi sta a cuore, uno dei miei cantautori preferiti, Umberto Tozzi, Donna amante mia. Come cresce bene il nostro amore, non lo voglio abbandonare. Questo timido germoglio, pelle di velluto, non ti sveglio io con il freddo della brina, pensereste un altro addio. Vado solo a prendere i vestiti ed uccidere il passato, ora ci sei tu. Donna amante mia, donna poesia, scoiattolo imporito ti scaldai ed al mattino tu eri donna. Se
avessi te vinto me ne andrei, sarebbe troppo e forse troppo sei, ma dormi ancora un po', io ritornerò. Ma com'è difficile spiegare a una donna la sua parte quando tu la vuoi lasciare. Lei mi sfiora il corpo e dentro muore, com'è triste far l'amore se non è con te. Oh, donna amante mia, donna dell'addio, scoiattolo impaurito, che farai? E chi si accorgerà che sei donna? Io ti cercherò, dolce amante mia, ma ti conosco, mi dirai di no, e qui sulla tua porta io ci morirò. Io ti cercherò, dolce amante mia, ma ti conosco e mi dirai di no, e qui sulla tua porta io ci morirò. Grazie, grazie. Invito il nostro Eugenio qui vicino a me. Oh, ma che novità! Ribenvenuti. Come sta andando, Maurizio? Benissimo. Adesso allora, sì. Io sai che faccio le cose totalmente in diretta perché è così, visto che mi sta antipatico. Sì, no, però. Bene così. E questo è il bello della diretta, no? Okay. Come abbiamo detto prima. Guarda, io chiamerei anche l'altra ospite che abbiamo, certo. una big, chiamala certo. tu. Chiamiamo Annarita. Vai. Annarita Meringolo. Annarita Meringolo. Buonasera a ciao, tutti. Ciao Annarita. Ben arrivata Annarita. Posso dare un bacio? Okay. Buonasera e bentrovati. Vai. Come sta andando? Ma devo dire che è molto piacevole ascoltarlo questa sera, davvero. Ah, grazie. Molto tranquillo, non è agitato. Uh-huh. Bene, bene. Direi che sta andando più che bene. Adesso però... che dici? Sì, lo congediamo, facciamo riposare un attimino. Ok, vi lascio, a dopo. Un bacio, ciao. Ciao Maurilio. Ora noi due siamo qui per... E per, non lo so, vogliamo cantare una canzone? Vediamo cosa ci lancia la nostra regia. Vediamo un po', Christian, vediamo. Che cosa fa. Grazie perché mi eri vicina ancora prima di essere mia, e perché vuoi un uomo amico, non uno scudo vicino a te. Grazie che vai per la tua strada piena di sassi.
grazie perché anche lontano tendo la mano e trovo la tua. Io come te vivo confusa, favore rosa, e non chiedo più grazie perché mi hai fatto. Io mi riposo dentro ai tuoi occhi. Io coi tuoi occhi e vedo di più. Grazie, grazie perché anche lontano tendo la mano e trovo la con te. Ogni volta è la prima volta, non ho paura vicino a te. Grazie perché non siamo soli, non siamo soli. Grazie perché vivere ancora non fa paura, e solo con te. Grazie, grazie perché anche lontano tendo la mano e trovo la Anna Rita Meringolo e Eugenio Bisogni. Grazie, grazie, grazie. Io prendo la mia cartella, eh. Vai, oh, vai, vai. Ce la siamo cavata? Ma è sempre un piacere cantare con te, dai. Oh, adesso grazie, grazie a te. Dobbiamo dire la verità, dai. E noi ci divertiamo, facciamo le cose in maniera spontanea. Sì. E io vorrei... Lo richiamiamo? Sì, così magari vediamo un po' pure lui cosa ha da dirci. Perfetto. Vai. Maurilio. Eccoci. Si è riposato, si è riposato, lo vedo bello carico, eh. Allora, il prossimo brano che tu ci andrai a interpretare, so che c'è un bambino in particolar sì, modo sì, che sì, fa... Sì, sì, sì. Ma chi allora, è? Allora, il brano è quello di Gabbani, viceversa. Oh, quindi qualcosa di fresco. Antonio, ogni volta che la faccio, visto che c'è il fischiettio... No, come si chiama? Antonio. Quindi lo salutiamo, ciao Antonio! Ciao Antonio, allora, ciao! Maurilio con Viceversa. Grazie. Io non lo vedo, l'amore cieco siamo noi, ti spiego. Un battibecco, nati sul letto, un diluvio universale, un giudizio sotto il tetto. Up, un body down, silenzio rotto per un grande sound. Semplici eppure complessi, libri aperti in equilibrio tra segreti e compromessi. Facili occasioni per difficili concetti, anime purissime e sporchissimi difetti, fragili combinazioni tra ragione ed emozioni, solitudini e condivisioni. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fa stare bene quando io sto male e viceversa. Che sei tu che mi fa stare bene quando io sto male e viceversa. E detto questo, che cosa ci resta? Lo
buona vita al centro della festa, protagonisti e numeri uno, invidiabili da tutti, indispensabili a nessuno. Madre che dice del padre, avrei voluto solo realizzare il mio ideale, una vita normale, ma l'amore di normale non ne ha neanche le parole. Parlano di pace, fanno la rivoluzione, dittatori in testa e partigiani dentro il cuore. Non c'è soluzione che non sia l'accettazione di lasciarsi abbandonati all'emozione. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fa stare bene quando io sto male, viceversa. Che sei tu che mi fa stare bene quando io sto male, viceversa. E la paura dietro l'arroganza è tutto l'universo chiuso in una stanza, e l'abbondanza dentro alla mancanza, ti amo e basta. E l'abitudine nella sorpresa è una vittoria poco prima della resa, è solamente tutto quello che ci manca e che cerchiamo per poterti dire che ti amo. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fa stare bene quando io sto male, viceversa. Che sei tu che mi fa stare bene quando io sto male, viceversa. Oh, bene, viceversa, grazie. Complimenti. Grazie. Salve, co-conduttrice. Posso fare una richiesta? Prego, a Maurilio? Prego. C'è una canzone che io adoro. Sì. Noi l'abbiamo fatta tante volte, sì, durante le nostre... Ma mi mette in difficoltà. No, dai. No. Scherzo. È una canzone bellissima e si chiama Quando l'amore diventa poesia. Bello. Lo so che non è in scaletta, ma ti posso chiedere questo favore? Molto, certo, la facciamo. Ok, allora Cristian, Quando l'amore diventa poesia. Signori, Maurilio. Grazie Eugenio. Io canto il mio amore per te, questa notte diventa poesia. La mia voce sarà una lacrima di nostalgia. Non ti chiederò mai perché da me sei andata via. Per me è giusto tutto quello che fai. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma la voce dell'anima canta piano, lo sai. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma stasera non posso nemmeno parlare perché piangerei. Tristezza che me questa notte sarà melodia. Piango ancora perché, anche se ormai è una follia, non ti chiedo perché adesso tu non sei più mia. Per me è giusto tutto quello che fai. Io ti amo
e gridarlo vorrei, ma la voce dell'anima canta piano, lo sai. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma stasera non posso nemmeno parlare perché piangerei. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma la voce dell'anima canta piano, lo sai. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma stasera non posso nemmeno parlare perché piangerei. Io ti amo. Quando l'amore, grazie, diventa poesia, ma è stato, non l'avevamo in scaletta. No, gli ho fatto io un'improvvisata, okay. Grazie Maurizio. Senti, perché... allora, ora posso chiedere io l'improvvisata? Improvvisiamo. Allora, è d'obbligo lanciare la pubblicità, ma lo facciamo in un modo molto carino. Bene. Allora, tu dici signori, io pubblicità. Però lo facciamo lui così, noi di spalle, tranquilla, anche perché devo vedere, vedi tipo... guarda la mia Giusy che non mi riprende dalla pancia in giù ma dal collo in su, ti amo. Ok, Antonietta, ci sei? Antonietta. Scusa, cosa devo dire? Signori. Ah, ok. E signori. Signori, io dirò signore. Certo, tu dici sempre signore, va. Ci siamo? Ok. Vai. Signori. E signore. Pubblicità, a tra poco. Grazie, ciao, a dopo. Siamo come stand e passaporti dentro viaggi immaginari. La vede? Non ci speravo più. Ti trovo in forma? Sì, dai, me la cavo. E tu? Cosa hai deciso? Hai riflettuto? Non lo so. Hanno morti tutti. I dubbi aiutano. I dubbi aiutano. Speriamo. Ci rivedremo ancora. Certo, che domande. Presto. Devi volerti bene. Passaporti dentro viaggi immaginari.
Ritornati su STV. Ma guarda, Francesco, so che non ti fai vedere. Sto andando bene? Mi fanno sì dalla regia. Giussi, a te ti amo sempre, ricordalo. Allora, ringrazio tutti voi che ci state seguendo da casa. È doveroso ringraziare gli sponsor: Auto e Moto Autobrilla di Gennaro Gabriele Acri, Agenzia Funebre San Giuseppe Mancuso Lucia Acri, Autocarrozzeria di Pino Pettinato Acri, Mauro Carburanti SRL Cantinella provincia di Cosenza, poi abbiamo FEC Costruzioni SRL Acri ed infine Giulia Turchio, consulente indipendente Shogun in Spezzano Albanese. Grazie, grazie a tutti voi e grazie a tutti, anche a STV. Allora, io lo richiamo, Maurilio, vieni. Rieccoci, una dietro l'altra. Una dietro l'altra. Abbiamo un attimo di sollievo, ma è giusto che tu dici grazie sponsor. Ok, grazie a tutti gli sponsor. Bravo, bravo, bravo. Perfetto, breve okay, ma circonciso. Breve. E ci sta. Allora, dimmi cosa vuoi volevo dire. Volevo fare un saluto e un ringraziamento a tutti quelli che ci stanno seguendo in questo momento, perché so che sono in tanti. Sì. E poi un ringraziamento a quelli che stanno dietro alle telecamere, perché fanno un lavoro straordinario e a volte non viene mai ricompensato. Okay. E alla regia. Grazie, alla regia, grazie. Alla cabina regia, grazie. Allora, il prossimo brano che ci interpreti, io non lo chiamerei brano, ma poesia di Fabrizio Moro. Il senso di ogni cosa. Signore e signori, Maurilio. Grazie. Posso fare a meno dei milioni, tanto portano solo problemi, ma non posso fare almeno del vino, non amando troppo gli schemi. Posso fare a meno di un motore, troppo bello camminare. Posso fare a meno di sapere, perché spesso preferisco immaginare. Ma che dire, che fare, quando io non posso fare a meno di te, che sei lì tra i miei desideri. La la, tu che sei il sogno più grande tra i sogni più veri, e questa canzone che gira e rigira la dedico a te, il mio senso di ogni cosa che c'è. Posso fare a meno del silenzio, preferisco comunicare. Posso fare a meno di un partito, tanto il pane me lo devo guadagnare. Ma che dire, che fare, quando io non posso fare a meno di te, che sei l'infinito tra i miei desideri. La la, tu che sei il sogno più grande tra i sogni più veri, e questa canzone che gira e rigira la dedico a te, il mio unico amore, il senso di ogni cosa per te, che sei l'infinito tra i miei desideri. Sei il sogno più grande tra i sogni più veri, e questa canzone che gira e rigira la dedico a te, il mio amore.
grazie. Oh, Maurizio, bella, con questa, mi emoziono ogni volta che la canto questa canzone. È proprio bella. Allora, io ti congedo. Ok. Quindi ci vediamo più tardi, tra pochissimo, perché ora è ora di presentare un ospite. Lei li farà ballare, secondo me. Sì, secondo tu me che sì, la sì. Chiamiamo? Sì. Oh, Antonietta Pinto, vieni. Ciao Antonietta. Ciao. Benvenuta. Un bacio. Io faccio sempre le cose in diretta, Francesco perdonami. Ok, Maurilio, io ti congedo. Però io prima di andare via volevo fare un piccolo pensierino anche ad Antonietta. Ah, ok, prego. Io faccio sempre in diretta, eh. Prego. Ecco, intanto siediti. Ok. Vieni, vieni. Ah, bello, un altro effetto scena. Grazie, Giovanni. Ecco, questo grazie. È per te. Ok. Oh, la tengo io. Mettercela grazie. Tutta, mi raccomando. Grazie, Maurilio. Ok, ciao, a dopo. Signori ciao. E signori, con un bel medley latino, Antonietta Pinto. Buon ascolto.
Marta Pinto. Ma vieni qua. Ma io mi domando, ma fino ad ora dove era nascosta? Lo sapete? No, perché? io lo so, posso... Complimenti. Grazie. Secondo me, non lo so, è l'effetto Maurilio, voi dovete sapere che Maurilio, anche se non è presente adesso qua, sta dando gli influssi ad Antonietta. Infatti noi dietro facciamo le schelle. Ma infatti no, facciamolo capire agli amici a casa, Antonietta è una nostra alunna, artista alunna. Sì. Però durante le prove questi movimenti alla Shakira che ha fatto ora non li ha mai fatti. Ci ha fatto penare. E che sì. Perché stava ferma, immobile, forse sta pensando, cioè, se non lo faccio... Eugenio. No, aspetta. Eugenio. Perché voi dovete sapere che la nostra Antonietta è calabrese di origine, adesso vive qui da noi in Calabria, nella nostra amata Corigliano Rossano. Però ha, diciamo, i suoi natali. Dove sei nata, Antonietta? In Germania. Quindi in Germania? Questo, ecco. E lei ha questo accento. Quindi che mi fai voi... sentire un po' la parlata di Antonietta. Ciao Eugenio, io mi chiamo Antonietta. Sì. E niente, sono felice di essere qui questa sera. Sì. E ballo Les Clowns. Sì. Les Clowns. Ok. Cioè io non ho il fisico di Antonietta, però... Comunque... i miei complimenti. Grazie. E speriamo di realizzare anche per lei, Antonietta, un concerto. Certo. Qui su STV. Vuoi ringraziare qualcuno per essere qui? Sì, ringrazio Eugenio Bisogni, Anna Rita, Maurilio. Maurilio, la mamma, il la papà, mamma, papà, la nonna, la zia, la cugina. Aspetta, l'autista. L'autista, come si facciamo chiama l'autista? Facciamo il nome dell'autista. Isabella. Isabella, un applauso a Isabella. Oh, ma a proposito di Isabella, dovete sapere che qui abbiamo... Sì, una star. Una star a livello mondiale, signori. Voi non lo perché sapete. Perché questo bambino, ormai è diventato un ragazzo, agli anni che furono fece una... come si chiama? Non lo so, aiutatemi, cosa ha fatto? Una... Un'invasione di campo. E ci hai capito? Quando l'Italia vinse i mondiali nel 2006. Lo facciamo vedere, vero? Lo facciamo io. Cioè, sì, vieni Vincenzo, accogliamolo con un applauso. Quindi Vincenzo, abbiamo anche una star. Vincenzo. Lui era piccolo. Quanti anni avevi, Vincenzo? 3 anni. Cioè, tre e anni. Ora? E ora ne ho 17. Cioè, vi rendete conto che abbiamo su STV una star a dire mondiale? Allora, perché sai... mi raccontò la mamma che ne parlarono tutti i giornali all'epoca. Chi giocava in quegli anni? La squadra del 2006. Scusa, ma che dici? Giocava... abbiamo abbiamo vinto, giusto. Sì, ma io non ne capisco di calcio. Ne capisco io, c'era Gattuso, il nostro Gattuso, al quale va un grande applauso perché è un onore per noi averlo come concittadino. E quindi non abbiamo, insomma, abbiamo anche chi fece l'invasione di campo. Adesso è un po' cresciuto, se fa invasione mo lo arresta. No, ma stamattina però... quando mi ha detto io ho fatto un'invasione di campo, che significa? Comunque, è Vincenzo, ce l'abbiamo su STV. Quindi, tutto per Maurilio, non lo so, ma sto Maurilio è magico. Grazie Vincenzo, non grazie, lo so, dopo. Non lo so. Noi ci diamo anche te, sei stata fantastica. Brava, brava. Oggi c'è chi ha detto questa ragazza, è il nostro Renato Grandinetti, che salutiamo, questa ragazza meriterà Sanremo. Ancora no, ma ci studieremo sopra. Piano promesso. piano, brava, ciao. Grazie, ciao. Antonietta Pinto. E adesso c'è una piccola sorpresina per te. Ah, per me? Sì, perché... Quindi devo lasciare il mio... tu adesso mettiti un attimino là perché c'è una piccola sorpresina. Prego. Questa sera voglio avere un attimo l'onore di sentirti cantare. Ecco. Una canzone che io amo. Però, siccome le cose vanno fatte bene e sicuramente a casa mi daranno ragione... Cioè, mi stai dicendo di improvvisare qualcosa? Sì. Ecco. Ma... è una canzone bellissima, stupenda, che si chiama L'Acrobata, penso che... Ah, Michele Zarrillo, il grande Michele Zarrillo. Allora, sì. Come prima ho chiesto a Maurilio, adesso chiedo a te. Okay. Tu stai fermo qua. Mi vuoi mettere in difficoltà? Ma quale difficoltà? Va bene. Guarda, io e Sofia, che non conosco, non ho mai visto prima. Ah, ok. Non è vero, è mia figlia. Accogliamola con un applauso, la mia Sofi. Per me questa sera è una grande emozione averla qui, Ricordiamo che tra pochissimo avremo
un grande produttore cinematografico. Certo, non Mattia vediamo Scaramuzzo, l'ora. Eh? Non vediamo l'ora, quindi mi raccomando. Niente, tu stai qui, ascolti e poi mi canti questa canzone, ti prego. Queste parole le ha scritte Sofia proprio per te. Grazie, che onore, grazie. Buon ascolto. Ci arrampichiamo come gli acrobati sul filo della vita, provando ogni giorno acrobazie diverse, svegliandoci la mattina con l'entusiasmo di un nuovo giorno, per mettere tutta la forza in ciò che faremo nella giornata, come il prepararci per andare ad uno spettacolo, per continuare a sognare e credere in noi stessi, e concentrarci sulla nostra vita come gli acrobati quando sono in bilico sul filo sottile di una giostra. Mare in silenzio quassù e rete nono, ma cresce il tamburo nel blu e mi lancerò, e fermano il fiato per me ma li stupirò nel cerchio che poi nel vuoto faro. Le case, la gente, le vie lontane laggiù, gli errori degli uomini qui non tornano più. La soglia del male che noi io supererò, e fino in platea ti raggiungerò. Amore che devo inventare, io come i poeti e gli uccelli qui a terra equilibrio non ho, ma il cuore mi spinge a rischiare, e su questo filo attaccato alla luna ogni sera vivrò, morendo davanti ai tuoi occhi e al tuo seno mi libererò nel volo che so. Accarezzo il tuo grano e poi su nell'immensità, qualunque promessa sarà più vera di qua. Per lunghi secondi finché dimenticherò che un uomo quassù restare non può. Amore che devo inventare, io come i bambini e gli acrobati a terra un mio senso non ho, ma il cuore mi spinge a rischiare, su questo trapezio che passa ogni sera e non torna mai più, e che tenerezza afferrarti le mani, portarti nel blu e non scendere più. Più gira, più gira.
grande di noi, ma come vorrei portarti lassù. E non scendere più. Grazie. Grazie, grazie. Allora, grazie. Non mi fate emozionare, ma ho fatto i pianti di sudore. Va bene lo stesso. Che dite? Voi a casa non mi potete rispondere, però già conosco la risposta. È stato, secondo me, bravissimo. Grazie. Grazie veramente tanto. Io amo questa canzone e sentirla cantata da te, che ormai sei diventato un amico, un fratello per me. Grazie. È veramente un onore e ti ringrazio. Grazie. Vorrei qui il nostro... Io artista, intanto... il nostro big. Lo chiamiamo Maurilio. Maurilio, vieni, vieni. Ecco, rieccoci. Eccolo mi qua. Sono messo un po'. Ma qua non avevo notato. Sì. Complimenti. Ma grazie. Che figurino. Ah, wow. Grazie, grazie, grazie. Ma vuoi salutare qualcuno dei tuoi, diciamo così, ammiratori che fan. Sta... Quanti fan hai? Ma diciamolo, ce diciamolo. Ce ne sono tanti, tipo Romilda. Ciao Romilda. Ciao. Tipo... Poi? Tipo Rina Gen, oh, che ecco. Ci scrive dalla Germania. Dalla Germania, oh. Sì, dalla Germania. Facciamo una cosa, se non si offendono, salutiamo tutti gli amici tutti. di Facebook. Sì, perché infatti. diciamolo un attimino tutto il comunque, sunto. Riferendoci alla nostra diretta fatta nei giorni scorsi, oggi assomigli una modella. Ah sì, voi dovete sapere una cosa. Allora, saluto i tuoi fan. Ok, sì, un saluto a tutti quelli che mi stanno seguendo in questo momento. Ragazzi, grazie, grazie di cuore. Allora, abbiamo fatto alla fine delle nostre prove, perché abbiamo provato per mettere su questo spettacolo. Capolavoro, certo. Allora abbiamo il nostro Big, ha detto facciamo una diretta, così ci guardano di più, come se lui ne avesse bisogno. Comunque, va bene. In un momento di euforia, abbiamo fatto un po' Qualcuno mi ha chiamato, eh. Eh certo, perché non detto, si spiegano. Ma Maurizio, scusami, una domanda, ma vi eravate fatti per no, caso? No, assolutamente no. Noi siamo, ci teniamo a dirlo, siamo contro ogni tipo e contro forma ogni droga. Di droga. Io voglio ringraziare, senza fare il nome, quella santa cristiana che ci sta dicendo, ci sta scrivendo sulla lavagnetta, cantate, cantate, grazie. La posso salutare pure io, le mando un bacio. Lei sa chi è, io non lo posso dire perché sennò mi linciano. Okay. Ti voglio bene, grazie di essere qui con noi. Grazie. E comunque, fammi finire il discorso. Vai. Che è una cosa sì, seria. Sì. A un certo punto hanno detto, perché io e lui ci siamo esibiti in un duetto meraviglioso. Bellissimo. Bellissimo, profondo. Sì, molto. Molto profondo, soprattutto stonato, diciamo com'è. diciamo la verità. A un certo punto una signora ha scritto, ma è tua moglie? E io ho risposto, no, io sono sposata con chi? Con mio marito. Ma hanno anche detto, ecco, hanno anche detto, ma quanto sono belle quelle bionde, perché? Perché avevamo le Raffaelle Carrà della situazione. In versione large. Extra large. Che eravamo io ed Eugenio, ecco. Che ci siamo messe pure delle parrucche, mia figlia Sofia con degli occhiali, un cappello, fucs, insomma, è stata una serata divertente. Come speriamo che anche questo concerto, insomma, comunque, sia persone piacevole. Mi hanno detto pure, mi hanno scritto dicendo fatele più spesso. Di continuare a fare pagliacci. Fatele più spesso perché ci siamo. Però io volevo ringraziare quella signora che ha scritto che bella questa ragazza, sembra una modella. Grazie. Signora, si metta gli occhiali perché mi sa che ha qualche problema di vista, però non importa, i complimenti sono sempre ben accetti. E la signora ha detto che sono una modella. Senti, che noi... E non noi salutiamo ovviamente tutti i nostri alunni, ma anche Liliana Palmieri che sicuramente ci starà guardando. Ciao, ciao Liliana. Allora, oggi il cofano come va, Panini? Va benissimo. Noi non siamo, cioè, noi siamo contro la droga, contro l'alcol. Sì. E anche contro la fame, perché a noi piace mangiare, mangiamo e stiamo bene. Punto e basta. Qua c'è quella Giussi che ti dice muoviti. Giussi, mi sto prolungando, perdonami.
noi siamo anche un po' divertenti. No, devi sapere, allora, innanzitutto è un onore avere Francesco come cameraman. Che onore questa è sera. È proprio... Sì, infatti stasera veramente. Poi a Giusi, prima nelle prove, che ti raccomando, è giù, la pancia, dalla pancia in su, cioè dal collo in su, la pancia in giù, lascia stare. Giusi, a me invece no, a me dalle scarpe... In su, non ti faccio un balletto perché ma, guarda, anche mi sono fatta male. Va detto anche un grazie a Christian, alla sala regia. Ragazzi, siete spettacolari. Molto. Anche perché c'è da dire che domani chiuderete, domenica prossima chiuderete il palinsesto, giusto? Sì. E poi ci rivedremo a ottobre, se non sbaglio. Noi saremo confermati. Mi sono trovato sappiamo. Il lavoro. Shh, mi sono trovato il lavoro, basta. Cioè? Ok, va bene. Scusa, ma io ci sono in questo lavoro. Francesco, ah, okay. C'è, Francesco. Francesco, io ci sono in questo lavoro. Come okay. Modella. Come modella. Babbo, basta, facciamolo cantare perché ci sennò, siamo trovati il lavoro. Se no, fra poco vengono qua su ASTV tutte le fan di Maurilio che ci ammazzano e ci dicono fatelo cantare. Sai come stanno morendo che lo stiamo toccando? No, io non lo tocco, io non lo tocco. Stanno... Ma per favore, io c'ho mio marito, mi basta, ma avanza per salutiamo tre nuovamente Giorgio. Il nostro autista, Giorgio. Ma non Roma. È un autista. Grazie. No, vabbè. È il mio autista, non il tuo. Che e io oggi come sono venuto? Babbo. Comunque. Canta la prima cosa okay. Bella Maurilio. Prendo lo sgabello, questa la voglio fare da seduto. Ok, va bene, ecco qua. Me lo prendo da solo, grazie Eugene. Ho preso la chitarra e suono per te il tempo di imparare. So suonare, ma suono per te. La senti questa voce? Chi canta è il mio cuore. Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore, profumi anche tu, ho voglia di morire, non posso più cantare, non chiedo di più. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane, sei tu. Tra gli alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più, sempre più. La senti questa voce? Chi canta è il mio cuore. Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane, sei tu. Tra gli alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più, sempre più. La senti questa voce? Chi canta è il mio cuore. Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai, ma tu mi capirai. Grazie, grazie. La puoi lasciare, Maurilio, la puoi lasciare. La lasciamo? Sì. Ti serve? Sei sì. Stanco? Allora io ti congedo, sei stato fantastico, sì. Anche perché ti congedo per ora. Ora? Dalla regia mi dicono ora? Aspettate, aspettate.
No. Dopo? Ok. No, niente, è il bello della diretta. Allora io ti congedo perché tra poco mi canterai un'altra canzone di Fabrizio Moro. Va benissimo, fantastica. Va bene. Ci vediamo dopo. Lo scappello lo lasciamo qua. Sì, sì, grazie. Allora. Grazie, ciao. Ora abbiamo un ospite, io voglio dirlo, e passatemi il termine, a livello nazionale, se non mondiale, conosciuto nella sua terra ma non solo. E parlerò un po' di lui. Sin da piccolo ha la passione per il cinema, inizia da autodidatta nei film Cinepanettoni con i grandi noti come Boldi, De Sica, per la regia di Neri Parenti. Collabora con tanti nomi della cinematografia italiana, da Pupi Avati a Carlo Verdone, Giovanni Veronesi e molti altri, vari ruoli che ha portato al termine con il massimo della professionalità, come l'attore, dall'assistente regista al segretario di produzione, al produttore esecutivo e all'ideatore. Ha prodotto La penna di Bruzio con la regia di Giulia Zanfino, ha collaborato con Valerio Merola in diverse edizioni di Acri in Scena, dirige da circa 10 anni Cine Incontriamoci, festival dedicato alla settima arte ad Acri, appunto in provincia di Cosenza. Ha partecipato a 2 edizioni della mostra del cinema di Venezia. Nella prima, del 2017, è stato premiato come produttore esecutivo. Nella seconda ha presentato la sua iniziativa, ha la volontà di creare una sua casa di produzione e di continuare a promuovere il cinema in tutte le sue forme. Signore e signori, un grande onore averlo qui su STV e avere l'onore di intervistarlo, Mattia Scaramuzzo. Bene arrivato Mattia. È un onore, prego. Allora, com'è andato il viaggio, Mattia? Abbastanza bene. Abbastanza, sei emozionato? Abbastanza bene. No, ci sei abituato? No, emozionato nel vedere come avete organizzato la serata. Veramente complimenti. Grazie. Un ringraziamento a te per l'invito, ma soprattutto a STV che ci ospita. Bene, allora io ho qualche domandina per te. Allora, un grande onore, come detto, averti al mio fianco. Cine Incontriamoci e il tuo progetto è giunto, se non erro, alla 11ª edizione. Obiettivo principale di questo progetto, Mattia? Ma Cine Incontriamoci è un connubio che nasce tra il mio amore incondizionato per la mia città Acri, per la mia terra, ovviamente la Calabria, e la mia vena artistica, no? Quindi ho cercato di unire, attraverso anche la composizione linguistica del nome Cine Incontriamoci, quindi utilizzando il cinema come strumento di incontro e di promozione della settima arte, ma soprattutto del territorio, che ovviamente non solo Acri, ma di tutta la nostra amata regione, che considero una regione non inferiore a tante altre. E appunto, come mai proprio la Calabria come punto di partenza di Cine Incontriamoci? Ma perché io l'ho girata da Cosenza a Reggio Calabria e ho potuto constatare con i miei occhi, ma ovviamente anche attraverso alcuni film che abbiamo girato qui in Calabria, che è una regione straordinaria, soprattutto da un punto di vista naturalistico, paesaggistico, di accoglienza. Quindi è una regione che però secondo me va un pochino più promossa, perché spesso viene pubblicizzata solo la parte negativa, quindi dobbiamo far conoscere invece la parte bella che c'è in noi. E ne abbiamo tanta. Bene, fra i tanti volti noti del mondo cinematografico, chi fra le tante collaborazioni che hai avuto ti ha lasciato un insegnamento di vita? È una domandina un po' tosta. È una bella domanda questa, ma in realtà io ho avuto il privilegio e la fortuna di lavorare con chi il cinema l'ha fatto, l'ha scritto e ne rappresenta la storia adesso e soprattutto futura, come Pupi Avati, come Neri Parenti, come Enrico Vanzina, come Carlo Verdone. E diciamo che di ognuno ho cercato di imparare ovviamente il lato artistico, perché poi con ognuno ho avuto un ruolo diverso io, quindi a seconda del ruolo impari e rubi con gli occhi, ma soprattutto ho apprezzato il loro valore umano. Ognuno di loro ha una dote umana, perché conoscerli poi al di fuori del ruolo artistico è veramente qualcosa di straordinario. E quindi di ognuno ho cercato di prendere non solo l'umiltà, la magnanimità, la volontà, la capacità, e quindi ecco, è stato un mix di cose sia dal lato umano che dal lato artistico che mi hanno arricchito e mi hanno portato fino a qui. Ognuno di loro ti ha lasciato qualcosa, sì. Che bello.
premiato invece alla Mostra Nazionale del Cinema di Venezia. Quali le emozioni vissute in quel momento? Diciamo che già arrivare a Venezia è già un'emozione di come suo, no? Per chi ambisce a fare cinema sa che 3 o 4 sono i festival a livello mondiale dove si ambisce, quindi già quando io ho avuto la notizia attraverso questo docufilm che trovate su YouTube, che si chiama Genialità Italiana, quindi andatelo a vedere, che racconta proprio il genius loci del sud, no? Le nostre intelligenze spesso purtroppo non raccontate, e quindi ovviamente arrivare a Venezia è stato veramente, poi alla mia età, una grande soddisfazione, quindi sono veramente contento e spero, Covid permettendo, di poterci tornare al più presto, magari con qualche iniziativa e con qualche talento calabrese nuovo. Che bello, io te lo auguro con tutto il cuore. Carlo Verdone, si può dire è stato uno ed è un pilastro della tua carriera artistica. Che tipo di rapporto c'è fra voi due? Ma io con Carlo ormai sono 13 anni che ci conosciamo e per me non è più Verdone il mito, cioè è Carlo. E Carlo è il padre artistico, il padre spirituale, l'amico, la persona saggia sulla quale poter contare, perché io con Carlo ho avuto diversi percorsi al di là dei lavori che ho fatto con lui, ed è una persona veramente seria, come ce ne sono tanti per carità nel mondo del cinema, però con lui ho veramente un legame affettivo, ecco, abbastanza forte, che va al di là delle nostre occasioni di lavoro. Lavorative, che bello. Mattia, come pensi possa ripartire il mondo cinematografico dopo questa pandemia globale che ancora oggi facciamo fatica ad uscirne? Guarda, i suggerimenti potrebbero essere tanti, ma sicuramente non so quale sarebbe poi quello giusto per poter uscire da questo stallo. Sembra che adesso già con la zona gialla in Calabria finalmente possiamo tornare ad aprire i cinema, i teatri e soprattutto possiamo tornare a promuovere gli eventi all'aperto. Io con Cine Incontriamo ci curo anche due bretelle, chiamiamole così, che sono Cine Book Food, dove promuovo anche la letteratura, e Cine Movie Food, dove promuovo i cortometraggi. Purtroppo questi che li faccio nel periodo invernale non li ho potuti fare e spero però di integrarli in estate perché sono delle iniziative a cui tengo molto. Però ovviamente cosa può far ripartire? Può far ripartire vaccinandoci, assolutamente, utilizzando ancora al momento tutti i distanziamenti che servono, le misure di sicurezza, le precauzioni, e poi man mano speriamo che questo Covid diventi una semplice influenza e quindi potremmo tornare alla vita normale. Bene, che tipo di consiglio dai ai giovani che vorrebbero addentrarsi nel mondo del cinema? Ma bisognerebbe partire sempre dallo studio. Io, base principale. Io ho studiato tanto, studio ancora, perché poi dipende anche da che tipo di ruolo vuoi svolgere nel mondo del cinema. Se vuoi avere un ruolo da soggettista, sceneggiatore, è lì per forza devi avere uno studio, devi avere tanta cultura. Poi sai, nel mondo del cinema, come dell'arte in generale, ci vuole anche un po' di fortuna. Il posto giusto, il momento giusto, sicuramente agli inizi devi partire dalla Calabria. Purtroppo il cinema in Calabria non ha quelle strutture che hanno tante altre regioni, a partire dal Lazio con Roma, che è la capitale del cinema. Però uno, l'importante è credere nei propri sogni. Io sono partito che ero bambino, guardavo dei film di Neri Parenti, Carlo Verdone, un giorno mi sono trovato seduto a fianco a loro. Quindi questa è già la realizzazione di un sogno, penso che sia un esempio, ecco, magari per tanti giovani. Certo. Però io cerco di avvicinare molti giovani, in particolare quest'anno per l'edizione di Cine Incontriamo ci ho scelto una testimonial, che si chiama Azzurra Salamone, una ragazza bellissima di Cosenza, lei fa la modella, fa shooting, però ho visto in lei, ecco, una bellezza con dei tratti caratteriali molto forte che potrebbe funzionare anche col cinema, quindi sono persone che si avvicinano alle mie iniziative e poi da lì ovviamente ogni provino che quando ci sono provini, film in cui partecipo io, perché no, faccio provare anche loro, però ovviamente, ripeto, alla base ci vuole lo studio. Assolutamente, la penso come te. Allora, penultima domanda: qual è la formula giusta per diventare quello che oggi sei tu? Un po' ci ripetiamo, forza di volontà, tanto impegno, tanto sacrificio e soprattutto
il sacrificio, perché spesso uno cerca di voler arrivare al successo subito. Purtroppo il successo non può arrivare subito, soprattutto quando non hai alle spalle qualcuno. Quindi se sei figlio di nessuno e vuoi realizzarti, lo devi fare solo ed esclusivamente con il sacrificio e la meritocrazia. Te la faccio la domanda, anche perché sicuramente ci staranno guardando tantissime ragazze. Ma Mattia Scaramuzzo, che è alla mia sinistra, è single? Sì. Quindi Maria De Filippi, se vuoi, c'è. Allora Mattia, vuoi fare qualche saluto in particolare? No, saluto tutti i ragazzi e il mio staff che da anni collabora a questa iniziativa. E voglio sottolineare e ringraziare ovviamente tutti gli sponsor che da anni sostengono anche la mia iniziativa, perché io non ho soldi pubblici e sono fiero di questo, perché la politica è fuori dalla mia iniziativa. Bene. Ma va avanti grazie a privati cittadini, e soprattutto un ringraziamento ai miei genitori che mi hanno fatto così. Sei un ragazzo, non mi far dire uomo, ma un ragazzo da ammirare. Io ti faccio i miei migliori in bocca al lupo. È stato per me un grande onore. L'onore è stato mio, e soprattutto un ringraziamento al grande artista Maurilio, che io ogni tanto seguo anche quando sono fuori la Calabria su Facebook. Vedi, per fare le sue dirette, vedi. Quindi lo seguo volentieri. E ovviamente io già ti invito ufficialmente nei miei prossimi sì, eventi. Sì, perché poi porterò tutte le novità che ovviamente da qui all'estate terrò, svolgerò, e quindi poi le promuoviamo sicuramente. Grazie mille. Grazie, signori, a voi Mattia di nuovo. Scaramuzzo su STV. Grazie. Grazie. Ciao Mattia. Grazie. Allora, bellissima intervista. Sembra un po' di ritornare all'epoca quando ero dirigevo appunto la web radio. Allora, bene, richiamiamo il nostro artista, perché ormai si è stracaricato, e il prossimo brano che ci interpreterà è un brano. Oh, entri proprio, sì, entra sì. Come le lucertole, lui tranquillo. Allora Maurizio, ormai è diventato un vai e via. Allora, ecco, un vai e via. La vai prossima via. Canzone che interpreterai si chiama Portami Via di Fabrizio Moro. Lo volevo uccidere. Perdonaci Fabrizio se hai dimenticato il tuo nome. Maurilio con Portami Via. Portami buon via. Ascolto. Grazie. Portami via dalle ostilità dei giorni che verranno, dai riflessi del passato perché torneranno, dai sospiri lunghi che provoca panico d'ipocondria. Tu portami via dalle convinzioni di non essere abbastanza forte, quando cado contro un mostro più grande di me, consapevole che a volte basta prendere la vita così com'è. Così com'è, è imprevedibile. Portami via dai momenti, da questi anni invadenti, da ogni angolo di tempo dove io non trovo più energia. Amore mio, portami via. Portami via quando torna la paura e non so più reagire, dai rimorsi degli errori che continuo a fare, mentre lotto a denti stretti nascondendo l'amarezza dentro una bugia. Tu portami via se c'è un muro troppo alto per vedere il mio domani, e mi trovi lì ai tuoi piedi con la testa fra le mani. Se fra tanti vi riuscite ti domando quella giusta, chissà dov'è. Chissà dov'è, è imprevedibile. Portami via dai momenti, da tutto il vuoto che senti, dove niente potrà farmi più del male, ovunque sia. Amore mio, portami via. Sai comprendere
questo silenzio che determina il confine fra i miei dubbi e la realtà, da qui all'eternità. Tu non ti arrendere, portami via dai momenti, da questi anni violenti, da ogni angolo di tempo dove io non trovo più energia. Amore mio, portami via. Grazie. Portami via. Cristian, abbiamo fatto un cambio di microfono. Ok, se ne è accorto, guarda. Giusy. Fantastica. Francesco, guarda. Stiamo sforando, ma proprio di grosso. Ci perdonerai, Fra? Ci perdona. Allora. Sei fantastico. Grazie, grazie. Ma ora grazie. Voglio lasciare lo spazio a lei. La chiamiamo. Sì. Annarita, vieni, vieni. Senza microfono, ti concedo il mio dopo. La modella di nuovo, ribenvenuta. Ci canterà, ci delizierà con un bellissimo brano di Mia Martini, Non finisce mica il cielo. Tutta per voi. A te il microfono. Annarita Merigolo. Chiedo scusa, mi faccio disinfettare il microfono. Sì, vabbè. Arrivo. Ecco. Questa è Annarita, il bello della diretta. Giusy, si vede la pancia. Ok. Non è che io, insomma, siamo qui è perché siamo tutti tutti negativi, voglio dire, grazie a Dio, a questo tutti tamponati, tutti tranquilli. Però ci sono delle regole che vanno rispettate. Da rispettare, giusto. Ecco. Signore e signori, tutta per voi, mettetevi ancora comodi sul vostro divano. Annarita Merigolo con Non finisce mica il cielo. Buon ascolto e buona visione. E non finisce mica il cielo, anche se manchi tu, sarà dolore o è sempre cielo, fin dove se avrò paura o il senso della voglia di te, se avrò la faccia pallida e sicura, non ci sarà chi rida di me. Cercherò qualcuno per ritornare in me, qualcuno che sorrida un po' sicuro, che sappia già da mica il cielo, e se la verità possa restare in questo cielo,
aspettando te. Potrei scoprirmi ancora sulla strada per ritornare. Rita Meringolo. Grazie, grazie, grazie. Non ci sono parole. Sono solo parole. No, non ci sono parole. E adesso chiamiamo? Maurilio. Maurilio. Ah, no. No, Sofia. Sofia. Il bello della diretta. Guarda, grazie, grazie. Grazie. Prego. Ribenvenuta Sofia. Io vi posso salutare. Prego, ti congediamo. Salve. Scusate se sono passata. Perdonata. Davanti. Lascio lo spazio a te. Si ci innamora di cosa nasconde una persona dentro. Se è gentile, generosa nei confronti altrui e simpatica. Vedete, io penso. Se una persona è la più bella del mondo, ma nel suo cuore contiene solo cattiveria e male, allora la bellezza non conta, perché la bellezza esteriore passa, ma quella interiore resta e sarà quella per cui un giorno si verrà ricordati. Oh, che bello, Sofia. Grazie. Complimenti. Grazie. Complimenti per tutto quello che hai scritto. Io voglio chiamare il nostro artista, Maurilio, perché c'è anche una sorpresa per te. Eccoci qua. Ma allora, senti, come ti trovi anche? Bene, benissimo, tu? Bene, bene. Allora, Giovanni? Proprio Giovanni, come on. Ok, una rosa, visto che abbiamo dato una rosa a tutte le donne stasera, ce n'è una anche per te. Giovanni, ecco. È emozionatissimo, eh. Grazie. Sofia, io ti ringrazio per essere stata nello spettacolo, narratrice dello spettacolo di Maurilio, ma anche quello di Liliana, ti ho già anche ringraziato e come detto ti ho dato il benvenuto in questa grande nostra famiglia, una piccola ma grande realtà. Grazie di vero cuore. Grazie a voi. Grazie a te. Maurilio, dopo questo meraviglioso monologo scritto dalla nostra Sofia Roma, bravissima, bravissima. C'è un bellissimo brano. Bella senza anima. Riccardo Cocciante. Maurilio. Seggiola, stavolta ascoltami senza interrompere. È tanto tempo che volevo dirtelo, vivere insieme a te è stato inutile. Senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere né da dividere. Nella tua trappola ci son caduto anch'io.
avanti il prossimo, gli lascio il posto mio. Povero diavolo, che pena mi fa. E quando ha letto lui ti chiederà di più, glielo concederai, perché tu fai così, come se fingere, se ti fa comodo. E adesso so chi sei e non ci soffro più. E se verrai di là te lo dimostrerò, e questa volta tu te lo ricorderai. E adesso spogliati come sai fare tu, ma non illuderti, io non ci casco più. Tu mi rimpiangerai, bella senza anima. Grazie. Anima. Maurilio, complimenti. Grazie. I tempi stringono, se non la nostra Giusy e il nostro Francesco ci chiudono proprio la telecamera. Signore e signori, pubblicità e a tra poco. Siamo come stelle, passaporti dentro viaggi immaginari. Ogni casa ha un numero e una storia da raccontare, ma le storie non sono tutte belle. Alcune, le più difficili, spesso riguardano le bambine, i bambini o gli adolescenti. Per queste storie esiste un numero. È il 114, Emergenza Infanzia, il numero di pubblica utilità. Gratuito e attivo 24 ore su 24 per chiedere aiuto o segnalare problemi nei casi di violenza sui minori. Non aspettare, contatta il 114 per telefono o con l'app o con WhatsApp. Riscrivi la tua storia. Passaporti dentro viaggi immaginari. Ah, ma siamo in diretta! Siamo in onda, siamo in onda. Che vergogna, siamo i soliti noi. Ok, il tempo stringe, noi lo richiamiamo. Siamo quasi giunti alla fine di questo meraviglioso concerto. Mi dicono dalla regia è tutto facile. È sempre tutto facile, sempre. Quando c'è di mezzo la musica. È vero, eh? Certo. Lo ripresentiamo. Maurilio con signori il suo primo. Signori e signori, Maurilio. Leo, con il suo primo inedito. Questo è stato il suo primo inedito. Dimmi, dimmi. Ho detto sto facendo la scia. Ah, sì, sì, sì. Mauri, ti tocca. È così, ti tocca. Okay. Il suo primo inedito è tutto facile. Maurilio. Maurilio. Grazie. Solitaria, adesso siamo in due a consumare vita che verrà.
quello che mi piace finalmente c'è. Tu sei la speranza e quello che vorrei, ed assomiglia pienamente a me. Vedi, la strada non è vuota, qui si vedono i colori, si sentono i sapori, quelli buoni di una vita. La notte arriva chiara con la luna a fare luce, e adesso siamo noi che ci abbracciamo ed è facile, è tutto facile. Cielo è senza nuvole, è tutto così semplice, riprendo la mia vita. Arriveranno fasi di malinconia, ma li supereremo sempre insieme noi. Ritroveremo la serenità. Vedi, la strada non è vuota, qui si vedono i colori, si sentono i sapori, quelli buoni di una vita. La notte arriva chiara con la luna a fare luce, e adesso siamo noi che ci abbracciamo ed è facile, è tutto facile. Il cielo è senza nuvole, è tutto così semplice, riprendo la mia vita. Facile, è tutto facile. Il cielo è senza nuvole, è tutto così semplice, riprendo la mia vita. Facile, è tutto facile. Il cielo è senza nuvole, è tutto così semplice, riprendo la mia vita. Sono consapevole che non c'è più vita solitaria, adesso siamo in due. Brilio con è tutto grazie, facile. Grazie. A dire che alle prove se l'era totalmente dimenticata, ma ce l'ha fatta. Ha fatto sudare freddo all'angolo, ma ce l'abbiamo fatta. Bando alle ciance, perché abbiamo un meraviglioso medley scelto tutto per voi prima del gran finale. Maurilio, vado. Grazie. Bianco, il vecchio muro, bastavo niente per sorridere, una bugia per essere grande. Crescerai, imparerai. Crescerai.
crescerai, tu amerai. Il rimpianto rimarrà di quell'età, di quell'età. Stanotte, amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine. Con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Sempre il giorno, ed il giorno verrà. Oh, mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà. La 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 la. Grazie. Che bello, che bello. Oh, non ho gli occhiali e mi vedo appannato. Comunque, mi ha fatto rimanere male, perché c'era un pezzo, diceva, non sono niente insieme a te, aveva fatto così, ero là, poi ha fatto così, complimenti. No, ma l'ho fatto non volutamente. Sì, 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 sì. Come dice. Allora, io chiamo, siamo al finale, grande finale, e voglio al mio fianco Anna Rita. Eccomi, sono qui. Mi metto di qua. Sì. Ok. E voglio chiamare anche i nostri, metà dei nostri ragazzi, partendo da Sofia. Eccola, la accogliamo con un applauso. Ciao Sofia. La nostra Antonietta. Ciao Antonietta. E il nostro new entry Giovanni. Ecco Giovanni, questa grazie, sera, ciao, grazie, Giovanni. Grazie. Questa sera visti, Giovanni visto in doti di steward, si può dire, ragazzo immagine. È un bel ragazzo. È un bel ragazzo, per l'amor di Dio. Però prossimamente ne sentiremo anche su di lui. Sta studiando tanto. Sta studiando, e sì. Speriamo che i suoi sacrifici siano ripagati. Quindi in bocca al lupo Giovanni, in bocca al lupo, sì, Antonietta, la voglia Sofia, c'è, la voglia c'è di fare. Tutti i nostri ragazzi che ci passione. Stanno guardando da casa. Guarda, mi metto più qua, venite, venite. Ok. Siamo giunti al gran finale, io ringrazio Francesco, ringrazio Cristian, ringrazio Giusi, ringrazio la sala regia, ringrazio tutti, ringrazio Maurilio, ringrazio voi tutti i ragazzi, ma voglio parlarvi di tre storie importanti per quello che stiamo
ti amo anche a te. Mi ha scritto i nomi dei ragazzi. Grazie Simona. Sei un tesoro. Grazie Simona, grazie. La nostra aiuto regia. Parliamo prima di chiudere, a volte i miracoli esistono e le preghiere vengono esaudite e a volte no. A volte il destino entra così crudo e devastante nella vita di una persona da lasciargli il cuore impietrito e la mente sconvolta, incapace di reagire, impotente come proprio la natura umana, una natura talmente fragile da far alzare gli occhi al cielo, unica speranza in un fatto tragico che inaspettatamente, senza preavviso, bussa alla porta, e ad aprire quella porta è assolutamente obbligatorio. Questa è la storia di un bambino di nome Riccardo Pio, miracolato se si può dire, vive attaccato ad un tubo per l'alimentazione. La sua malattia è rara al mondo e le molte cure che ha fatto e dovrà fare sono costose. Vive in un letto 24 ore su 24. Riccardo è un bambino che non ha perso mai il sorriso. Riccardo ama la vita e la affronta con grande coraggio. Riccardo Pio è un esempio di vita per tutti noi e questa sera il nostro pensiero va anche a lui e alla sua mamma. Coraggio. Mi aiuti a girare il foglio? Ok, ce l'ho fatta. Come ben... Posso? Ecco, vai. Grazie. Prego. Come ben sappiamo, domani è la festa, 9 maggio, la festa della mamma. Ed il pensiero andrà a tutte le mamme del mondo, ricordando in particolar modo Concetta, la neomamma coriglianese deceduta dopo il parto. Desiderava tanto diventare mamma, ma il Covid ha preso il sopravvento su lei, facendole smettere di far battere il suo cuore. Beatrice è il nome di sua figlia, venuta al mondo e il 26 marzo. Ed in ultimo si dice che la speranza è e sarà l'ultima a morire. Parliamo di Enzo e la sua famiglia, conosciuta nell'Interland coriglianeseNon solo, famiglia stimata ed apprezzata da tutti. Lo scorso 31 dicembre Enzo scopre la sua positività al Covid-19. Passano i giorni e la sua situazione si aggrava. Enzo è tra la vita e la morte e la tensione e le paure iniziano a crescere. Un incubo durato ben 4 lunghi mesi, lontano dalla sua famiglia, ma custodito, se si può dire, dagli angeli e protetto dalla forza divina. Il 1 aprile Enzo ritorna a casa e da lui, come tanti nella sua stessa situazione, diamo un grande in bocca al lupo. Un applauso ci vorrebbe. Ce l'ho fatta. Bravo. Ce l'ho fatta. Noi allora, chiudiamo con un messaggio di speranza. Sì, prima di chiudere vorrei invitare qui anche la sorella di Maurilio, Angela, che è stata fondamentale anche per noi. Prego. Vieni. Salutiamo e mi scrivono, salutiamo Romilda Ferraro. Ciao Romilda. Ciao Romilda. Ciao. Salutiamo Romilda Ferraro, ciao Romilda. Ultimo treno, signore e signori, Milano-Roma Intercity. L'hai preso proprio l'ultimo. Non ho capito. C'era scritto a mezz'ora, saluta. Anch'io voglio salutare mio figlio. Prego. Perché l'altra volta mi ha sgridato. Sì. Mi ha detto, mamma, hai detto che hai 3 figli, però non hai detto il mio nome. Allora, io saluto, Sofia è qui, Sara e il mio amore Francesco. Ce ne sono altri 3. Ce ne sono altri 3. Vuole tuo dire... marito, poi? Vabbè, mio marito, chi più? I Bau Bau. Ah, il mio Brando e Grace. Chissà che stanno combinando a casa. Ecco. Vorrebbe dire una cosa, Angela. Sì, prego. Allora, io visto che domani è la festa della mamma, colgo l'occasione per dare gli auguri a tutte le mamme del mondo e soprattutto la mia di mamma. Auguri a tutte le mamme, auguri mamma. Ti voglio bene, sei la mia vita, ti voglio bene mamma. Che grazie. Bello. Io saluto la mia e la vostra Valentina. Ecco, sì. A tutte le mamme. Tutte le no, mamme Valentina ancora non è mamma. A breve, a breve nel senso che ci stanno pensando. Ah, ok. Saluto.
Comunque tutti è stato... coloro che ci hanno visti, grazie Francesco, grazie STV, grazie a tutti voi che siete a casa, che ci avete seguito, supportato e sopportato. Con questo meraviglioso Di Albano, interpretato da Annarita e Maurilio, lanciamo un segno di speranza. Ci mancava solo sto razzo cinese, ma va bene lo stesso. Ma chissà. Signore e signori, libertà Di Albano, Maurilio e Annarita. Grazie. Grazie. Scende la sera sulle spalle di un uomo che se ne va. Oltre la notte nel suo cuore un segreto si porterà. Tra case e chiese una donna sta cercando chi non c'è più. E nel suo nome quanta gente non tornerà. Libertà, quando hai fatto piangere, senza te, quanta solitudine, fino a che avrà un senso vivere. Io vivrò per avere te. Libertà, quando un coro si alzerà, canterà per avere te. Sul dolore, sulla pelle degli uomini. Cresce ogni giorno il cinismo nei confronti degli umili. Ma nasce il sole nella notte nei cuori dei deboli. E dal silenzio una voce rinascerà. Libertà, quando hai fatto piangere, senza te, quanta solitudine. Fino a che avrà un senso vivere, io vivrò per avere te. Libertà, quando hai fatto senza te, quanta solitudine, fino a che avrà un senso vivere, io vivrò per avere. Senza te, quanta solitudine.
Che grazie. Bel quadro, che bel quadro. Beh, grazie ancora a questi meravigliosi ospiti. Grazie ragazzi. Grazie Eugenio. È un onore, grazie a te, grazie Anna Rita, grazie. Io ringrazio voi per tutto quello che state facendo, Anna Rita, Eugenio, tutti i ragazzi che stanno qua dietro. Mi sa che non abbiamo dimenticato nessuno. Poi volevo ringraziare di nuovo la regia, Francesco. Giussi, ricorda che ti amo, grazie per le riprese. E io Cristian, che è stato molto paziente, non mi ricordo il nome. Giussi, tu è la vendetta. Dopo è buonissima, è buonissima. Grazie davvero, grazie. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito su Facebook. E soprattutto grazie a Maurilio che ci ha reso questo pomeriggio bellissimo e piacevolissimo. Grazie. Volevo ringraziare di nuovo tutti quelli che ci hanno seguito stasera. Alla prossima ragazzi. Noi diamo appuntamento su STV domani, giusto Francesco? Con Renato Grandiretti, giusto? Verso domani? Che ora? 14:30, giusto? Oh, che bello. Mi ringrazierà il nostro Renato. Grazie a tutti e buonanotte. Buonanotte, ciao. Siamo come stelle, passaporti dentro viaggi immaginari. Consapevole che non c'è più vita solitaria, adesso siamo in due a consumare vita che verrà. Quello che mi piace finalmente c'è, tu sei la speranza, quello che vorrei ed assomiglia pienamente a me. Vedi, la strada non è vuota, qui si vedono i colori, si sentono i sapori, quelli buoni di una vita. La notte arriva chiara con la luna a fare luce, e adesso siamo noi che ci abbracciamo ed è facile, è tutto facile. Il cielo è senza nuvole, è tutto così semplice, riprendo per le mani la vita che è cambiata. Arriveranno fasi di malinconia, ma le supereremo sempre insieme noi, ritroveremo la serenità. Vedi, la strada non è vuota, qui si vedono i colori, si sentono i sapori, quelli buoni di una vita. La notte arriva chiara con la luna a fare luce, adesso siamo noi che ci abbracciamo ed è facile, è tutto facile. Il cielo è senza nuvole, è tutto così semplice, riprendo la mia vita. Facile, è tutto facile. Il cielo è senza nuvole, è tutto così semplice, riprendo la mia vita. Così semplice, riprendo la mia vita. Sono consapevole che non c'è più vita solitaria, adesso siamo in due.
passaporti dentro viaggi immaginari.